Ridere e vivere da vicino Gigi Proietti. Hanno provato queste esperienze gli studenti del corso di scrittura comica della Scuola di Autori dell'Associazione Italiana Cabarettisti e tutti gli altri studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione venerdì 27 febbraio. Il presidente dell'AICAB, Pierluigi Nicoletti, ha fatto ripercorrere al comico romano la sua vita artistica e diverse sono state le curiosità che sono emerse. È la mia data di nascita, è quella prima cosa che fa molto ridere molti, a me non tanto, perché io sono nato il 2 novembre ed è una cosa vera, insomma, ormai lo si sa pure, tanto è vero che pare che qualcuno invece gli auguri, ne voglia dire, non voglio dire, ricostituiva il CUT, Centro Universitario Teatrale, che agiva, avrebbe agito, al Teatro Ateneo, lo conoscerete lì alla Sapienza. Io feci la domanda, mi fecero un provino, ma non sapevo niente. C'è scultura generale teatrale. Lei ha iniziato a fare teatro alla Sapienza. Che cosa dice un potenziale Gigi Proietti, studente di questo Ateneo? Io non so se c'è più il centro universitario teatrale, spero che ci sia. Se c'è ancora, di sostenerlo, perché è un mestiere, ma anche un'attività a livello amatoriale molto divertente, molto interessante e molto formativa. Durante l'incontro c'è stato anche un colpo di scena. Alcuni ragazzi, che da anni occupano l'aula 1 della facoltà, hanno espresso il loro dissenso sullo sgombero e sul diverso utilizzo delle aule autogestite proposto dal rettore Luigi Frati, presente in aula. Sgomberi denuncia, non c'è niente da ridere, non c'è nulla da ridere. Da 2 mesi il rettore Frati, in accordo con il governo e la questura, ha dato il via a una campagna di sgomberi e repressione nei confronti di chi, quest'inverno, ha creato uno dei più grandi movimenti degli ultimi anni. Ecco come Gigi Proietti ha commentato questa protesta. Ecco, questo è un esempio, per esempio, di comunicazione un po', per quanto mi riguarda, poco chiara. Non ho capito come... Ritorniamo al tema dell'evento. Abbiamo trattato 3 tematiche sociali. Le tematiche sociali sono l'alimentazione sana, l'integrazione razziale e il bullismo. 3 concetti di grande attualità. Il corso non è puramente teorico, ma i testi composti dagli studenti saranno rappresentati in uno spettacolo.